grazie al sindaco che aveva assecondato tutto quanto fosse utile per poter procedere verso la realizzazione di questa iniziativa. Ringrazio Fabio Ferrari per il primo aiuto, perché di fronte alla manifestazione di una richiesta, di una esigenza, un supporto neanche formalizzato come richiesta vera e propria, come quasi sempre fa, raccoglie un suggerimento, lo fa diventare un'iniziativa, appunto, che mi sta avvenendo. E grazie anche a tutte quelle associazioni che in queste settimane abbiamo incontrato, si sono fatte presenti e che si affiancheranno con un aiuto per poter rendere popolare questa diffusa, questo affiancamento, questo sostegno all'ampliamento del pronto soccorso di Desio. Il progetto di ristrutturazione del pronto soccorso è un progetto importante. L'ospedale di Desio è una struttura che ha un bacino di utenza importante, come diceva prima Mario Ferrari, ha un accesso, un livello di accesso che supera il numero di 170 pazienti tutti i giorni. Quindi è un pronto soccorso sicuramente di classe A, come il numero di accessi in Regione Lombardia. Ed è pensato però per un volume di accessi esattamente pari alla metà di quelli che sono oggi gli effettivi flussi. Tutta la struttura poi era negli anni 70 molto bella, ma la medicina cambia, tutta la medicina cambia, quindi c'è una necessità di ristrutturazione importante. Ci sono almeno tre punti che noi abbiamo in qualche modo messo a fuoco e che abbiamo proposto in Regione come richiesta di finanziamento, che riguardano appunto tutta la revisione dell'urgenza, non solamente l'ambito del pronto soccorso, ma anche la gestione dell'emergenza cardiologica e neurologica, quindi infarto, ictus, sala di rianimazione, abbiamo chiesto per la rianimazione per poter rendere adeguato a questa popolazione. Poi c'è un problema di antincendio, di adeguamento alla normativa, antincendio e sicurezza. E poi tutta la revisione della parte di accoglienza del materno infantile. La ginecologia e la ostetricia della pediatria non hanno, farò un esempio, i bagni in camera. Non va bene, però è tutta la struttura che è da rivedere complessivamente il materno infantile. Si è pensato a un materno infantile con parto su due piani, in cui comprare sale parto, ginecologia, ostetricia, la pediatria, tutto vicino, in modo tale che il mondo della mamma e del bambino sia vissuto in modo simultaneo, in modo che anche i professionisti che lavorano attorno a mamma e bambino siano prossimi. Quindi si è pensato a un grande polo del materno infantile, strutturando completamente il secondo e il terzo piano. Però c'è anche la dialisi, che oggi è al quinto piano, con dei grandi, anche qua, dei grandi flussi che vogliamo spostare al piano terra, con accesso diretto dalla strada per chi, per automezzi e per autoambulanze, per trasporto dei pazienti dializzati. Il polo dell'oculistica. Complessivamente gli interventi che abbiamo ipotizzato, questa ristrutturazione complessiva del presidio, che porterà ad avere un grande polo dell'urgenza e una gestione molto più ordinata e della radiologia e della dialisi, quindi dei flussi esterni principali sul fronte dell'ospedale, e invece della degenza all'interno, vale circa 70 milioni di euro. La Regione in questo momento ha finanziato il primo lotto in modo operativo effettivo per 16 milioni di euro, l'ampliamento del pronto soccorso, e ha messo in cantiere l'assegnazione delle ulteriori risorse. Vediamo se lo saranno fatto, se saranno concessi in due, in un unico lotto, due lotti, tre lotti, vediamo, però perché è scomponibile il progetto, ma il progetto complessivamente vale questi soldi, queste risorse.